Cari fratelli, care sorelle ed amici, un saluto a voi tutti. Siamo qui insieme con la sorella Lorenza per dare uno sguardo alla lezione di sabato 8 aprile, che ha per titolo Eva e l'abito divino. Ecco, pregherei la sorella Lorenza che ci introduce con la preghiera. Padre nostro che sei nell'alto dei cieli, qui in mezzo a noi, veniamo dinanzi a te riconoscenti e grati per tutto quello che hai fatto, che fai e che continuerai a fare verso ognuno di noi. Ti ringraziamo di questa giornata, ti ringraziamo di poter essere qui per studiare e meditare insieme alla tua parola. Ungi le nostre menti e i nostri cuori affinché possano essere ricettivi e possano essere appunto aperti all'ascolto del tuo messaggio. Aiutaci a mettere in pratica quello che tu vorrai dirci e fa che il tuo Santo Spirito ci possa illuminare. Nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Ecco, come dicevamo, il titolo è Eva e l'abito divino. Sabato scorso parlavamo di Adamo, invece Adamo è vegetarianesimo. Vediamo questo argomento. Partiamo direttamente dalla prima parte che dice come titolo Dall'innocenza all'immodestia. Ecco, ti rivolgo la prima domanda che è in due parti e dice: chi è la madre di tutta l'umanità? E poi racconta ciò che sai di lei e del suo primo indumento. Ecco, qua si parla di Eva. Ecco, prego, sorella Lorenza. Appunto, come hai detto tu, la madre di tutta l'umanità è Eva. Il significato di Eva è proprio colei che dà vita, che feconda. Quindi lei è la madre di tutta l'umanità. E i versetti che ci vengono riportati ci dicono che è stato proprio l'uomo, cioè Adamo, a dare il nome alla sua compagna, alla sua sposa. E ha scelto questo nome, cioè Eva. E la Bibbia ci consiglia appunto che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e diventeranno una sola cosa, una sola carne. E loro erano vestiti non con gli abiti che usiamo noi, ma erano vestiti da un abito di luce che gli aveva dato e creato Dio stesso. E quindi grazie a questo abito non si vedeva la loro nudità. E questo appunto è quello che ci viene chiesto nella prima domanda. Magari possiamo dire, almeno quello che ho un po' riflettuto io, è che mi sono fatto la domanda, no? Dio poteva, come ha creato il primo uomo poteva creare tutta l'umanità, no? Poteva creare migliaia o miliardi di persone. Invece vediamo che, che Dio è talmente, come posso dire, generoso che ha dato ad Adamo ed Eva il privilegio di riempire diciamo la terra dell'umanità stessa. Perciò vediamo che questo è un dono anche questo di Dio, no? Un qualcosa che noi dobbiamo apprezzare. Ecco, questa unione fra uomo e donna ha dato la possibilità di riempire il mondo come lo è adesso, in questi giorni. Ecco, cosa possiamo dire altro? Purtroppo ci sono tante teorie e dottrine che parlano di evoluzione, no? Evoluzione, cioè l'uomo è venuto così da una cellula che si è sviluppata. Ma noi crediamo che la potenza di Dio, invece, abbiamo visto, è capace di creare dalla polvere, di dare questo alito di vita e creare l'uomo che poi ha dato vita proprio all'umanità intera. Ecco. Esatto, quindi vediamo che Dio ci ha fatto partecipi della creazione, cioè grazie a noi appunto noi possiamo procreare nuove creature che senza Dio non sarebbe possibile, ma con Dio questo è stato reso possibile. E quindi a un certo punto che cosa succede, cosa fa Eva e che tipo di vestito cercò di creare in sostituzione da quello che gli aveva regalato Dio. Ecco, qui conosciamo la storia purtroppo triste di questi nostri due progenitori. Eva purtroppo disubbidisce a quell'ordine di Dio, che era un ordine
a prima vista semplice, no? Avevano di tutto, non dovevano solo toccare quel frutto di quell'albero. Però vediamo che quello che conta non è tanto il fatto che ha preso questo frutto e l'ha mangiato, ma è la disubbidienza verso Dio. Ecco, questo purtroppo ha causato l'entrata del peccato, e diciamo che Eva ha dato retta più al tentatore, che sappiamo chi era, che non a Dio stesso, che aveva dato loro la vita. E purtroppo dopo questo atto sappiamo che questo abito di luce, come avevi descritto tu prima, viene meno e si scopre la nudità di questi esseri, di questo Adamo, di quest'Eva. E vediamo che, come si sa, si cerca di mettere, quando si fa un danno, si cerca di mettere una toppa, no? E qui vediamo che Adamo ed Eva si cuciono, dice in Genesi appunto, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Si coprirono, però sappiamo che agli occhi di Dio non c'è niente che può coprire la vergogna, solo un qualcosa che poi vedremo più avanti. Ecco, infatti alla seconda, diciamo, la seconda parte della domanda, questa copertura che era stata fatta dai nostri progenitori, agli occhi di Dio era, come ripeto, era un vestito comune che non nascondeva praticamente nulla. Quando noi facciamo le cose giuste, ci comportiamo bene, la nostra coscienza è tranquilla, no? Nel momento in cui noi sbagliamo, pecchiamo, facciamo qualcosa che non andrebbe fatto, ecco che la nostra coscienza ci morde, si sveglia, ci accusa. E quindi loro, avendo peccato, avendo scelto di disobbedire a Dio, ecco che loro incominciano a sentire, a provare la vergogna della propria nudità. Ed è bello perché Dio, sempre che fa il primo passo, li va a cercare, cioè non gli sbandiera subito in faccia la cosa, ma fa in modo che loro stessi si aprissero e confessassero il peccato, cosa che invece non hanno fatto subito. Ecco, sì, volevo solo aggiungere che noi magari guardiamo adesso Adamo ed Eva, ma questo può succedere anche noi, no? A volte nei nostri errori si cercano sempre di mettere dinanzi delle scuse, o perché siamo stati provocati e questo e quant'altro, no? Però diciamo, la cosa più bella invece sarebbe quella veramente di confessare il proprio errore, di ammettere le proprie debolezze, e sicuramente Dio ci viene incontro, come è venuto incontro con Adamo ed Eva, ci viene incontro anche con noi nelle nostre purtroppo mancanze. Ecco, perciò dobbiamo ricordare sempre comunque la misericordia del nostro Dio. Infatti questo ci addentra nella terza domanda, che ha per soprattitolo un abito modesto. Ecco, ti chiedo: quali abiti fornì il Signore ad Adamo ed Eva dopo il loro peccato? Si può dire qualcosa sul loro carattere simbolico? Ecco, prego. Vediamo che loro appunto si erano fatti questo abito, che si erano cuciti loro stessi con il fatto di foglie di fico, che non era sufficiente per coprire la loro nudità, e quindi Dio invece fece di nuovo un abito sia per Adamo che per Eva, per coprire la loro nudità. E questo abito intessuto da Dio stesso era fatto di tuniche di pelle, e con queste tuniche di pelle li vestì. Quindi vuol dire che per fare questo vestito sono dovuti morire degli animali, e questo è tutto un simbolismo, perché poi, come dice qui, si può dire qualcosa sul loro carattere simbolico. Questi abiti di pelle rappresentano appunto che per coprire la loro nudità, il loro peccato, è dovuto morire qualcun altro, e quindi è tutto un simbolo di Gesù, che sarebbe dovuto venire a morire per liberarci dalla condanna del peccato. Aggiungo che diciamo che Dio ha dovuto mantenere la sua parola data ad Adamo ed Eva, quando ha detto che se mangiavano di quel frutto sarebbero morti, no? Però qui vediamo che Dio ha, diciamo, prima della morte di Adamo ed Eva, ha dovuto
far morire delle creature, no? Come dicevi tu. E noi sappiamo che nell'Eden questo non doveva essere, l'abbiamo visto anche nella lezione passata, che nell'Eden la morte non c'era, non si mangiava carne, perciò non venivano uccisi degli animali. Però in questo caso Dio ha dovuto mantenere la parola, ha dovuto sacrificare questi agnelli per coprire, diciamo, la trasgressione di Adamo ed Eva. E ha dovuto farlo anche perché, per diciamo, mantenere la sua parola, perché sappiamo, se avrebbe scusato i nostri progenitori, l'avversario si avrebbe fatto dinanzi, perché sappiamo che l'avversario, Satana, è stato scacciato dal cielo per aver disubbidito a Dio, e sarebbe stato forte di questa, diciamo, di questa scusante che avrebbe avuto Dio verso i progenitori. Perciò Dio ha dovuto rimanere fermo per mantenere la stessa legge che era in cielo. Quindi dalla creazione passiamo alla prima era cristiana, quindi ai tempi di Paolo. Paolo era appunto un operaio che lavorava nell'opera di Dio, e lui si preoccupava molto per le chiese che fondava e anche per le altre chiese non fondate da lui, perché lui amava il popolo di Dio. Però dice, aveva una preoccupazione, ci viene chiesto, e qual era questa preoccupazione di Paolo nei confronti dei credenti e che cosa insegnarono gli apostoli alle figlie di Eva riguardo al loro abbigliamento. Ecco, qui vediamo che l'apostolo Paolo si rifà proprio al tempo che stavamo esaminando un attimo fa, no? Quello di Adamo ed Eva. Infatti dice il versetto qui: ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve, alcune Bibbie dicono dalla semplicità e purezza che si deve avere riguardo a Cristo. Ecco, diciamo il pensiero che preoccupava di più Paolo era questo sviarsi dalla verità che Cristo aveva presentato e che lui stava riproponendo a questi credenti. E c'era questo inganno così sottile, come lo è stato per Eva, che purtroppo molti ci cadevano in questa trappola. Ecco, perciò la preoccupazione più grande era quella, che la dottrina rimanesse pura come l'aveva stabilita. E poi diciamo che in secondo piano l'importante era anche quello di mantenere la modestia, ecco, l'abbiamo visto all'inizio, no? Questa immodestia, ma qui sottolinea in Timoteo, e anche poi vedremo anche Pietro, l'apostolo Pietro, che era d'accordo, avevano la stessa linea di Paolo, di mantenere una modestia nel vestire, cioè di non essere a dar fuori dalla linea, insomma, affinché soprattutto dice, sottolinea, qua dice, similmente le donne si vestono in modo decoroso, con verecondia, con modestia e non con trecce d'oro, eccetera, eccetera, ma appunto siano degli abiti semplici, decorosi, belli da vedere, però non sfarzosi oppure da attirare l'attenzione, no? Ecco, questo lo sottolinea per le donne, ma io aggiungerei che adesso in questi ultimi tempi siamo arrivati che anche gli uomini purtroppo, diciamo, sfoggiano questi abiti come possono farlo le donne, insomma, ecco. Prego. Sì, volevo dire appunto che tante volte si sente dire che un conto è la religione, un conto è lo stile di vita, che sono due cose diverse. E invece vediamo che biblicamente è importante non solo quello in cui crediamo, ma anche il nostro stile di vita, che deve rispecchiare la nostra cristianità. Abbiamo visto settimana scorsa anche come ci alimentiamo, adesso anche come ci vestiamo. Quindi non è che una volta che noi non siamo in chiesa possiamo poi fare, dire, mangiare, vestirci come vogliamo, ma dobbiamo essere comunque una lettera aperta proveniente da Dio. E quindi qui usa dei termini: in modo decoroso, con verecondia e con modestia. Quindi mi sono chiesta cosa volesse dire verecondia. Verecondia vuol dire appunto con pudore, con riservatezza, e include la modestia. Quindi vediamo che
purtroppo così non è. In tutti i tempi la donna ha cercato sempre invece di mettersi in mostra, di cercare di abbellire più l'esteriore che l'interiore, di dare più peso alla parte visibile. E appunto, come dice qui, trecce d'oro, perle, più che invece cercare di migliorarsi nelle opere buone e migliorare il proprio carattere, eccetera. Quindi è molto importante la modestia, la semplicità, fare le cose appunto con pudore. Esatto, con, sì. E come dice, mi piace molto prima Pietro 3, dove dice che le donne, appunto, altresì comunque anche gli uomini, dovrebbero avere uno spirito dolce e pacifico. Invece tante volte, non so se è capitato anche a voi di dire, mamma mia, quella donna è bellissima, però poi quando ha aperto la bocca ha perso tutti i punti, no? E purtroppo è così, perché tante volte assumiamo degli atteggiamenti così poco femminili e che quindi perdiamo tutta la bellezza che invece dovrebbe avere la donna, quella di essere la dolcezza, la semplicità, una donna pacifica, non attaccabrighe, eccetera. Questi sono i valori a cui noi dovremmo prestare maggiormente attenzione. Esatto, esatto, sì. E perché il Signore ordina di non indossare abiti unisex? Che cosa scrive l'Apostolo Paolo a proposito dei capelli degli uomini e delle donne? Ecco, qui come dicevo un attimo fa, purtroppo in questi ultimi tempi siamo arrivati a un livello di tra uomini e donne che veramente in certi casi non c'è distinzione. Mi è capitato di vedere qualche anno fa, sì, non parlo di adesso, ma di qualche anno fa, delle persone guardandole alle spalle e non si riusciva a distinguere chi era l'uomo e la donna, sembravano identici, no? Perché? Perché innanzitutto indossavano gli stessi vestiti e come dice anche la seconda domanda, avevano i capelli entrambi lunghi, proprio non bisognava solo guardarli in faccia per distinguere veramente l'uno dall'altro. Perciò io penso che Dio già nell'Eden aveva stabilito una differenza fra Adamo ed Eva, no? E so che la sorella White scrive, lo spirito di profezia scrive che Adamo era un po' più alto di Eva e anche questa è una distinzione. Poi Eva sicuramente aveva i capelli lunghi, Adamo aveva i capelli, penso, normali. Ecco, perciò se c'era una distinzione ai tempi dove c'era la perfezione, ecco, perché sappiamo che all'Eden c'era la perfezione, e dovrebbe essere ancora di più ai nostri tempi una distinzione fra uomo e donna. Ecco, questo è il mio pensiero. Perciò l'abbigliamento è anche quello che distingue uomo e donna. E poi anche, come dice qua, come scrive l'Apostolo Paolo, anche i capelli degli uomini e delle donne fanno una distinzione. Infatti per le donne i capelli è come un velo, infatti è come un velo. Se noi vediamo alcune ragazze o donne che hanno questi capelli lunghi, sembra veramente un velo. Ed è anche bello da vedere, insomma. Però purtroppo i tempi portano che ognuno si cerca di imitare l'altro e questo purtroppo non era certo, dico io, la volontà di Dio, no? Anche nel mondo animale vediamo che tra il maschio e la femmina ci sono delle differenze, no? Che poi servono anche per il corteggiamento. E qui la Bibbia è categorica, che dice che la donna non indosserà abiti da uomo, né l'uomo indosserà abiti da donna, perché chiunque fa tali cose in abominio all'Eterno il tuo Dio. Quindi è proprio grave cercare di confondere i sessi adottando lo stesso abbigliamento, eccetera. Purtroppo
oggi c'è questa inversione di dei ruoli, l'uomo che vuol fare la donna, la donna che vuol fare l'uomo. E questo anche vestirsi in modo simile, proprio questa tendenza che c'è crescente di voler imitare il più possibile il sesso opposto. E quindi questa differenza che Dio ha fatto sì che ci fosse, l'uomo vuole o la donna vogliono eliminarli. Cioè i ruoli devono essere complementari e non sostituirsi l'uno all'altro. E quindi la Bibbia ci dice chiaramente che la donna deve avere l'abbigliamento consone alla sua femminilità e l'uomo consone alla sua, al suo essere uomo. Esatto, sì, ecco. Ecco, siamo giunti alla sesta domanda che ti pongo io, no? E ci chiede appunto a chi dobbiamo piacere con il nostro abbigliamento e poi dice, secondo la donna virtuosa dei proverbi, cosa dovrebbe caratterizzare il nostro abbigliamento e quelle delle nostre famiglie? Ecco, a chi dobbiamo piacere con il nostro abbigliamento? Qui la Bibbia è chiara, dice sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Quindi quando noi facciamo una cosa, la prima cosa che dobbiamo chiederci è proprio, sto glorificando Dio nel modo in cui mangio, mi vesto, parlo e anche in base ai nostri atteggiamenti? E quindi mi è venuto in mente che comunque a volte la donna si veste in un determinato uomo, anche l'uomo comunque, per cercare di attirare l'attenzione dell'altro sesso e tante volte possono indurre l'altra parte a peccare, possono indurre l'altra parte ad avere dei pensieri proibiti, dei pensieri sbagliati. Perché a volte ci si mettono abiti troppo attillati, troppo corti, troppo scollati e quindi noi non pensiamo che in quel momento, cioè mi è venuto in mente un episodio di quando ero ragazza, che c'era una persona, una ragazza, anche lei, che metteva un costume molto, diciamo, poco coprente, no? E lei diceva, a me piace indossare questo, non vedo il problema. Tanto tutti al mare è un posto dove tutti cioè, indossano questo tipo di costume, quindi figurati se guardano me. E invece poi un ragazzo ci confessò che quel tipo di costume gli aveva fatto avere dei pensieri non consoni a un cristiano. E quindi ecco che noi in questo modo noi stiamo inducendo l'altra persona a peccare e non va per niente bene. E come dice poi Proverbi, la donna virtuosa non solo fa determinate cose ma anche veste in un modo consone, parla di tessuti di pollino finissimo e porpora, di color porpora, e dice che forza e onore sono il suo vestito, forza e onore. Quindi il nostro modo di vestire deve glorificare Dio. Ecco, sì, grazie Lorenza. Ecco, infatti c'è anche un versetto che ho trovato in Prima Tessalonicesi 4:4 che dice che ognuno sappia possedere il suo vaso in santità ed onore. Cioè il suo vaso, sappiamo che è il nostro corpo, no? Il nostro corpo deve essere vestito in una maniera decorosa, come dicevi bene tu, appunto, perché noi siamo, per chi ci conosce anche, per chi ci conosce come cristiani, come seguaci di Cristo, noi dobbiamo essere dei segnali positivi, no? Cioè dobbiamo avere un vestire semplice e non stravagante o che possa provocare dicendo ma chi sono questi qua così strani, no? Ecco, perciò la semplicità è quella che Cristo ci ha insegnato, no? Ecco, questo perché noi dobbiamo essere come dei segnali, sì, che guardando noi dobbiamo portarli a Cristo, ecco, questo è il nostro compito, sia con le nostre parole, sia con i nostri fatti e anche con il nostro vestire, anche questo è un segnale. E volevo dire che comunque la virtù sta nel mezzo, nel senso che tutto quello che abbiamo detto è giusto,
però non bisogna poi cadere dall'altra parte e dire, cioè, non avere cura del proprio vestimento, vestire male, senza gusto, col fatto di risparmiare e prendere cose, cioè, nemmeno carine, senza, prive di gusto, eccetera. Quindi, cioè, bisogna anche vestirsi bene, con decoro, con buon gusto. Ecco, sì, volevo anche dire due parole riguardo a questa donna virtuosa che la descrive, che diciamo veste con coperte di arazzo, con lino finissimo di porpora, e forza ed onore sono il suo vestito. Ecco, la forza io la vedo in questo, è una similitudine, cioè i nostri vestiti devono essere robusti, no? Come dicevi tu, non di quelli che magari durano un attimo e poi dobbiamo prendere un altro. Devono essere robusti, ma anche, diciamo, belli da vedere, no? Che siano belli da vedere in questo senso. E poi anche questa donna virtuosa sa vestire di lana, magari quando è freddo, e di lino quando è caldo, no? Deve anche abbinare i giusti vestiari, i giusti vestiti, non per mostrare, diciamo, la bellezza, ma per soprattutto custodire la salute, custodire il nostro corpo, che sappiamo che è il tempio dello Spirito Santo. Ecco, questo è la donna virtuosa. Poi cosa possiamo aggiungere? Niente, volevo solo dire, ho letto la nota, che ci possiamo dividere in due parti, che viene descritto un po', proprio descrive la sorella White, qua lo spirito di profezia, l'abbigliamento come veramente vestiario, e poi anche ci invita a fare un esame di coscienza delle ultime righe, se veramente noi usiamo anche tutti i nostri, diciamo, i nostri guadagni, non spendendoli appunto nei vestiti o in queste cose, per la nostra ambizione, ma invece dobbiamo spenderli per la nostra salute, e magari fare anche aiutare chi magari non è nella possibilità. Ecco, questo volevo aggiungere. In quale circostanza il cristiano potrebbe accettare la moda del mondo? In che modo devono vestire tutti i nobili figli e figlie di Eva? Ecco, qui vediamo che il titolo, anche il soprattitolo, ha Cristo nostra giustizia. Ecco, in quali circostanze il cristiano potrebbe accettare? E io vedo che la nota, o soprattutto anche la nota, vedo che risponde benissimo a queste domande, che le leggo solo anche alcuni punti, che dice: i cristiani, come dicevi tu appunto prima, non devono diventare oggetto di curiosità vestendosi a tutti i costi in modo diverso da quello che è previsto dalla moda. Ecco, dobbiamo seguire un po' i tempi, no? Sappiamo che i tempi cambiano, adesso vediamo che anche purtroppo le stagioni stanno cambiando, non sono più le stagioni di 50 anni fa, 60 anni fa. Dobbiamo adattarsi sia ai luoghi dove siamo, adattare i nostri vestiti, se siamo dove fa caldo, dobbiamo prendere vestiti che si adattano a quella stagione e così viceversa. E poi dice ancora: se la moda ci propone uno stile basato sulla semplicità, la comodità e il rispetto della salute, secondo i consigli della Bibbia, possiamo adottarlo senza modificare il nostro rapporto con Dio e con la società. Ecco, vestiti che la moda gli propone e sono semplici, perché lo dobbiamo comunque farli, no? E poi soprattutto quello che incide di più la nostra vita spirituale è che dobbiamo indossare quel vestito che è appunto la giustizia di Cristo. Quello è quello che ci copre completamente di tutto. Ecco, questa è quella veste spirituale che non possiamo certo fare a meno. Quindi se la moda cambia, noi possiamo seguirla, se nel momento in cui appunto è una moda cristiana, no? Pensa, esatto, se uno non avesse voluto adattarsi ai tempi, e quindi se uscissimo vestiti con le tuniche, eccetera, no? non sarebbe il caso. Assolutamente. E quindi si può seguire la moda nel momento,
se la moda corrisponde ai criteri cristiani. E ringraziamo Dio che nell'epoca in cui viviamo c'è ampia scelta, no? Ci sono vestiti di tutti i generi, quindi non abbiamo nemmeno la scusa di dire quel tipo di vestito non si trova, eccetera, perché possiamo trovare in larga scala, cioè abbondantemente, vestiti che sono adatti per un cristiano o una cristiana. Esatto. Ecco, siamo giunti perciò al termine di questa lezione, che ci ricorda, abbiamo visto la lezione passata, come dobbiamo alimentarci, in questa ci dà dei consigli come dobbiamo vestirci, ma soprattutto ci ricorda che l'abito migliore è quella veste bianca, no? Che ci viene offerta in Apocalisse, e dobbiamo averla assolutamente, altrimenti non potremo essere nel Regno dei Cieli. Ecco, perciò vorrei concludere leggendo l'ultima parte dello studio ulteriore, che dice: abbiamo anche qui due vie, no? La prima è stretta e accidentata, l'altra è larga e piana. Coloro che le percorrevano erano molto diversi sia nel carattere, sia nello stile di vita, nel modo di vestire e nella conversazione. Ecco, perciò questo insieme di cose deve essere anche un punto dove noi dobbiamo guardarci profondamente. Allora vogliamo concludere, ringrazio anche la sorella Lorenza, e concluderemo con una preghiera. Adorato Padre che sei nell'alto dei cieli, veniamo a te per lodare il tuo nome, quello di Cristo Gesù e dello Spirito, e per ringraziarti, Signore, che ci hai dato anche questo momento di studio, di riflessione, e soprattutto ti chiediamo, donaci il tuo Spirito affinché ci faccia comprendere come deve essere il nostro carattere, il nostro comportamento, il nostro vivere insieme agli altri, finché indichiamo Cristo come nostra salvezza. Ti ringraziamo di ogni cosa e ti chiediamo questo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Ecco, ringrazio la sorella Lorenza, ringrazio anche il fratello Emanuele che ci dirige la regia, e saluti a tutti voi, alla prossima. Ciao.